Ciao amici, continuiamo oggi con questo fantastico percorso sulle parabole di Gesù. Oggi tocca la parabola delle 10 vergini. Questa parabola si inserisce all'interno di un discorso più ampio ancora una volta, sempre riguardo all'escatologia, ma lui lo introduce in questo caso parlando del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è simile a... stava cercando di far capire ai suoi ascoltatori che lui stesso era quel regno che arrivava loro. Capiremo che questo re di cui parla è lui e che arriva e che torna, che tornerà, è anche un discorso escatologico, cioè per la fine dei tempi, quando il Signore Gesù tornerà come giudice della terra. Quindi ci riguarda anche a noi oggi. Ma leggiamo insieme, ci troviamo in Matteo 25, dal versetto 1 al versetto 13. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andate incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le sagge risposero: «No, che non abbia mancare per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori a comprarvene!» Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. E le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Ebbene, intanto Gesù usa ancora una figura molto nota a quel tempo. Lui usava elementi conosciuti dal mondo, non so, il contadino, la semina, i servi, il re. Anche lo sposalizio era un tema molto noto, perché c'erano molti sposalizi ovviamente in Israele, erano momenti di festa, di gioia, di attesa, erano qualcosa di bello, e lui usa questa simbologia per parlare del Regno dei Cieli e del suo ritorno. È curioso innanzitutto che in questa parabola è lo sposo che arriva. Invece nella tradizione ebraica era la sposa che veniva portata in processione, dopo il tempo dovuto, allo sposo. E a me questo mi fa pensare che questo sposo che arriva e che tutti aspettano è proprio l'iniziativa di Dio. Gesù non è uno sposo come gli altri, che aspetta che noi andiamo da lui. Gesù viene incontro a noi e noi dobbiamo solo entrare in casa sua. È lui che è venuto da noi, non siamo noi. Vedete, il cristianesimo non è una religione che dice che se noi facciamo delle cose allora arriveremo in cielo e Dio ci accoglierà. No, il cristianesimo dice che è lui il Signore che ha fatto tutto. Lui è venuto sulla terra da noi, ha fatto tutta l'opera, lui si è sporcato le mani e ci ha redenti. Noi dobbiamo solo accoglierlo. Lui è il giusto, noi dobbiamo accogliere la sua giustizia. È proprio, non è una religione il cristianesimo, è incredibile. Però è vero anche che poi le spose, qui dice che devono in qualche modo aderire, andare alla casa dello sposo. Bellissimo infatti è anche questo richiamo che viene fatto: poi a mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, andateli incontro. Bello, ci sarà un grido, una tromba che risuonerà nell'ultimo giorno, ma in realtà è anche oggi questa tromba che dice: ecco Gesù, vagli incontro. Quando la sua parola ti raggiunge, quando il suo regno arriva nel tuo cuore, vagli incontro, fratello e sorella mia. Quello è il momento della salvezza. Mi è piaciuto un po' un blog che ho letto di un tipo che dice che in questa parabola succedono delle cose strane, veramente una parabola dove tutti si comportano un po' male, diciamo, no? Intanto lo sposo è in ritardo. Secondo,
le vergini sagge non vogliono minimamente condividere quello che hanno con le vergini stolte, anzi sono quasi ironiche, gli dicono andate a comprarvelo dai venditori, come se poi a mezzanotte trovassi qualcuno disposto a venderti dell'olio. Lo sposo, poiché quando arrivano le altre vergini non le fa entrare come se non le conoscesse, non vi conosco, ma come le invitate lui. Insomma, sembra che tutti quanti si comportino in maniera anomala, ma ovviamente noi dobbiamo capire il senso di quello che Gesù voleva dire. Allora potremmo iniziare a dire che queste vergini probabilmente non sono l'immagine di un harem, quindi questo sposo aveva 10 mogli, e appunto erano le sue spose. Potrebbe anche essere, perché la poligamia e queste concezioni di concubinato fra virgolette erano anche un po' nell'immaginario del tempo, però è più probabile che la parola vergine, che significa ragazza non sposata che va dai 14 ai 18 anni, simboleggiasse un po' le damigelle della sposa. Quindi loro sono delle invitate alle nozze dello sposo, non sono le spose. E queste 10 vergini vengono suddivise in 2 grandi categorie: 5 erano sagge e 5 erano stolte. E questi termini che vengono usati, sagge e stolte, vengono riportati anche in altri passi del Vangelo. È un termine, per esempio saggio, che significa avveduta, attenta, preparata, che comprende la situazione del momento. Il termine invece stolto assomiglia di più a pazza, quindi le vergini pazze, che viene utilizzato anche quando Gesù parla della parabola, e poi lo vedremo, della casa costruita sulla sabbia. Dice, chi è pazzo costruisce la propria casa, ok, è stolto, e la costruisce sulla sabbia, così cadrà. Quindi utilizza un termine che significa follia e soprattutto superficialità, persone che vivono nella superficialità, che non gli importa, sono indifferenti alle circostanze, non colgono il tempo in cui vivono e le cose che accadono mentre loro vivono, e se le perdono tutte. Ecco quindi che a un certo punto questa parabola ci dice che queste 10 vergini stanno aspettando lo sposo, ma lui tarda. Gesù non arriverà mai, fratelli e sorelle, nel momento in cui noi abbiamo stabilito. Arriverà in un momento in cui noi non ce lo aspettiamo, e dice a mezzanotte, quindi l'ora più buia, se vogliamo, quella in cui tutti dormono praticamente. È un po' come quando Gesù dice vegliate, perché come un ladro nella notte io tornerò. Noi stiamo aspettando il Signore Gesù. Ebbene, non pensiamo di sapere quando Lui verrà. Lui arriverà in un momento in cui noi non ce lo possiamo minimamente immaginare. Non possiamo aver fatto un piano per cui sappiamo quando arriverà. Lui arriverà, ed è probabile che sarà un momento di oscurità. In questa parabola, infatti, Gesù dice che questo sposo arriva nel mezzo dell'oscurità, quando non c'è più luce. Ecco perché poi le vergini sono in difficoltà, perché non vedono niente. Dobbiamo entrare nella storia. Questa oscurità rappresenta anche forse un tempo profetico, un tempo di grande aridità spirituale. Forse Gesù stava proprio dicendo, io arriverò quando il mondo sarà nel buio del peccato, sarà nel buio dell'aridità spirituale. Tempi di guerra, di difficoltà, tempi di materialismo, tempi in cui non ci sarà spazio per me, nessuno mi vorrà. Io sento che il Signore, proprio come anche è in accordo con le scritture nell'Apocalisse, arriverà in un momento di grande deserto spirituale, che forse sono questi tempi qui che stiamo vivendo. E quindi questo buio della parabola rappresenta un buio spirituale. Ecco, lui nel bel mezzo di questo buio, a un certo punto arriva lo sposo, preparatevi. E che cosa succede? Che a quel tempo, entriamo un po' nel contesto, immaginiamo cosa stava raccontando Gesù. Non c'erano i lampioni, le luci, i fari, le lampadine in casa. Quando veniva notte era un buio pesto. Io una volta, ricordo da piccolo, che dovevo andare a giocare a pallone la domenica mattina,
Mi sono alzato che ero in ritardo perché le sveglie non suonavano, non c'erano i cellulari a quel tempo lì. E c'era stato un blackout ed era un buio così spesso che io non vedevo a 1 metro da me. Non c'era più una luce. È andata via tutta la luce in tutta quella zona lì. Mi ricordo che quel buio mi aveva spaventato, sembrava di essere ciechi. Quindi queste vergini a un certo punto odono la voce che dice lo sposo sta arrivando, si alzano e c'è un buio, pesto, non vedi a 1 metro da te. Pensate il panico. Oddio, sta arrivando lo sposo, ci siamo addormentate. E cosa fanno? Allora, le vergini sagge avevano dell'olio con sé, di scorta, e quindi accendono i loro lumini. Le vergini stolte non hanno più niente, non vedono niente. Quella poca fiammella che avevano si è spenta e non sanno dove andare, non capiscono dove andare. Il nocciolo di questa parabola, però, non è che le vergini dovevano essere per forza sveglie. Questo fatto che dormono significa che noi non potremo mai immaginare quando il Signore tornerà, ma il fatto è che dobbiamo essere pronti, attrezzati, saggi. Dobbiamo vivere pronti ad accendere le nostre lampade con l'olio. Bisogna avere l'olio. La differenza è che c'erano delle vergini che l'olio non ce l'avevano e delle vergini che l'olio ce l'avevano. L'olio cosa rappresenta? L'olio rappresenta lo Spirito Santo. Ci sono cristiani che hanno lo Spirito Santo e cristiani che lo Spirito Santo non ce l'hanno. E Gesù sta dicendo, quando io tornerò, nell'ora che voi non pensate, nel buio di questo mondo spirituale, ebbene solo i cristiani che avranno accesa la loro fede attraverso l'olio dello Spirito Santo potranno trovare la mia casa e venire a me. Chi invece ha una fede senza Spirito Santo, la propria lampada, la propria fede si spegnerà e si perderà. E attenzione, l'olio non si può prestare. La parabola dice che le vergini sagge non erano in grado di dare l'olio alle vergini stolte. Tu non puoi ricevere lo Spirito Santo da qualcun altro, non ti puoi appoggiare alla fede di qualcun altro, te lo devi procurare da te. O hai lo Spirito Santo ed è personale, è tuo, e ti illumina la via, ti fa raggiungere il Maestro nell'oscurità di questo mondo, oppure rimarrai al buio, perché questo olio, alla fine, lo Spirito Santo, null'altro è che l'amore. Perché se sai che arriverà lo sposo, non ti sei preparata? Perché non lo amavi. Ecco la vera differenza tra le spose sagge e le spose stolte. Le spose sagge amavano davvero lo sposo. Le spose stolte invece non gli importava neanche. Ecco perché non si sono preparate. Quindi è l'amore che alla fine arderà dentro il cuore. E in quel giorno non potremo pensare di andarlo a comprare a destra e a sinistra all'ultimo momento. Sapete perché lo sposo non le fa entrare? O almeno Gesù ce la racconta così. Perché non c'era amore allora? Perché non vi siete preparate? Perché cercate semplicemente di accedere a una festa se non amate il festeggiato? È come quelli che dicono: oh, quando tutto va male voglio andare in paradiso, ma questo Gesù col quale bisogna andare, beh sì, io credevo, i miei genitori credevano, sapete, a volte sono tutte scuse. No, dobbiamo prepararci prima, dobbiamo prepararci adesso. Il richiamo di questa parabola è questo: non si scherza con il regno dei cieli, fratelli e sorelle. Le nostre lampade devono essere piene d'olio e l'olio è lo Spirito Santo che accende d'amore la nostra fede. Arriverà il tempo dell'oscurità in cui solo questo amore dentro di noi, questa fede, questo Spirito Santo ci potrà illuminare la strada per raggiungere la casa del Padre, la casa dello sposo del nostro Signore Gesù. Saranno tempi dove, se non abbiamo queste lampade accese, ci perderemo nell'oscurità. Perderemo anche quel poco olio che abbiamo, è un po' come nelle parabole che vi ho raccontato prima. Quel poco che avremo, che pensavamo di avere, lo perderemo. Se non è vero, lo perderemo perché ci è stato regalato.
La fede che noi diciamo di avere è un dono di Dio, ma se noi la sciupiamo, se noi la lasciamo spegnere, ci verrà tolta, perché non è mai stata nostra, perché bisogna essere degni. E l'unico requisito per essere degni è amare, fratelli e sorelle. Quindi accendiamo d'amore la nostra fede attraverso il dono dello Spirito Santo. Siamo vergini con in mano delle lampade infiammate, non lasciamole spegnere, perché esse ci porteranno al Signore Gesù quando Lui presto tornerà nell'oscurità dei tempi che stiamo vivendo. Bene, allora chiediamo in conclusione allo Spirito Santo di accendere di nuovo le nostre lampade, se si stanno un po' spegnendo, fratelli e sorelle, di essere cristiani pronti ogni giorno all'attesa del Signore che torna, del nostro Re che torna e tornerà, non dubitiamo. E cerchiamo di illuminare la vita a tutti, affinché tutti possano procurarsi in chiesa, ecco dove sono i mercanti di olio, in chiesa, pregando lo Spirito Santo, ascoltando testimonianze di fede, nutrendosi della parola di Dio. Questo è l'olio che lo Spirito Santo fa irrorare nelle nostre lampade, affinché siano belle e risplendenti. Ecco, procuriamoci l'olio se non lo abbiamo, sempre e sempre di più siamo pronti, perché il nostro Re sta tornando nel nome di Gesù. Che lo Spirito Santo riempa le vostre lampade, vi voglio tanto bene, spero di avervi edificato. Iscrivetevi a questo canale, condividiamo la parola di Dio, condividiamo l'olio dello Spirito Santo con tutti, ma noi ci vediamo domani, che Dio vi stia benedicendo.